Buonasera ragazze, bentornate in un nuovo video. Come state? Allora, oggi è il 1° gennaio e quindi aspettiamo che beve il latte ed è il primo video che faccio dell'anno e come primo video ho scelto un video che mi piace tanto e che piace tanto anche a voi, ovvero organizzazione del menù date queste festività che ora vi racconto. Allora, sono le 19:30, quindi un orario proprio diverso, solo che ho avuto veramente una settimana un po' così, nel senso che se avete seguito i video avete visto, avete sentito che siamo stati parecchio male influenzati. In più io ieri il 31 ho lavorato, ho iniziato alle 18 e ho finito alle 3:15, quindi è stata proprio una super tirata. Quindi noi ieri abbiamo fatto un piccolo pranzo tra di noi. Scusate, piccola interruzione perché Nathan, questo è Nathan, voleva venire qui. Allora, quindi dicevo, abbiamo fatto un pranzo tra di noi, ma premetto che è tutta la settimana che, ad eccezione del 31, che ho cucinato qualcosa di diverso, abbiamo mangiato sempre in bianco, appunto perché siamo stati male, i bambini soprattutto ancora comunque non sono del tutto guariti e tra lo stomaco, vomito, febbre, di tutto e di più. Infatti è dal 25 che i bimbi soprattutto sono a casa. Amore, non si tocca. E quindi allora adesso mi sono messa un attimino a studiare a studiare un po' il programma e poi vi faccio anche vedere qualche prodotto finito del 2023. Fa un po' uno strano effetto dire così, ma è così. Detto questo, spero che le vostre feste siano andate bene, che siate stati bene in famiglia, che è la cosa più bella, più importante. Nel nostro caso sono venuti mia mamma e mia sorella, il suo compagno e il figlio da noi a pranzo. Saremmo dovuti andare noi da loro, ma appunto è iniziato il 25 a stare male Liam con 38 di febbre, poi a seguire Alex, Nathan, amore, adesso è stato un po' male anche mio marito da ieri sera, quindi proprio un 31 passato così. Tutto ok? Ok. Loro hanno bevuto il latte e adesso vi dico un po' il programma. Penso che andrò a fare la spesa o domani o dopodomani da Eurospin. Quindi ho programmato una spesa di circa 8 giorni. No, non parlare amore, se no non capiscono. Allora ve la leggo subito. Inizia da martedì, pranzo pasta e patate, per cena uova, tegoline e piselli, mercoledì a pranzo pasta al pomodoro, per cena risottino con zucchina, gamberetti e curry, perché la mia amica Natalizia mi ha messo questo desiderio di farlo, insomma, e voglio provare. Giovedì a pranzo pasta e piselli, per cena la pizza fatta in casa. Venerdì a pranzo risotto al pomodoro, che i bambini lo adorano col sugo. E per cena i filetti di pesce con le carote al burro. Sabato a pranzo carbonara, per cena mi è venuta voglia di fare l'arrosto con le patate. E domenica a pranzo ragù con polpette al sugo per cena. Quindi sono molto soddisfatta, devo dire. No, amore, la crosticina di questo programma. E a proposito di questo, ho anche pulito il frigo. Non era messo male, vi dico la verità, però a me piace sempre dare una passata. No, qui no, prima di fare la spesa, ecco. Quindi o domani o dopodomani andiamo da Eurospin, togli il ciuccio, se no non si capisce. Pin. Pin, vuoi dire ciao anche tu? Sei tu. Ciao. Tu vai da Eurospin, la spesa? Intelligente. Lui lo dice sempre quando siamo dentro. Tutti e due. Ecco il motivo per cui non registro mai quando ci sono loro. Eh no, adesso no, non andiamo adesso. Andiamo domani.
Allora, sapete che io me li porto sempre, a loro piace tanto andare a fare la spesa al supermercato. Liam vuole sempre stare nel carrello con me e Nathan è quasi sempre nel carrello invece con Maria. E niente, quindi penso che andremo dall'ospedale con la nonna, anche viene anche Alex che è a casa da scuola. E speriamo queste giornate vadano meglio perché siamo stati chiusi tanti giorni. Siamo quindi non è che ciuccio, se no non mi capite. E quindi abbiamo proprio voglia di uscire. Meno male siamo usciti molto prima del 25, ecco, questo è stato il lato buono. Allora, detto questo, quindi questo è il menù. Io ovviamente no, non si danno le spinte. Ovviamente vi lascerò la clip con il video sul menù e anche la foto se avete piacere a vederlo. Vuoi scendere? Ok, allora non dobbiamo fare confusione, se no loro non ci capiscono, capito? Adesso, come si dice, silenzio. Allora, ok, iniziamo. Ho finito uno dei miei ammorbidenti preferiti, Vernel. Questo qua è proprio buonissimo, ultimamente mi piace veramente, veramente tanto. E questo qui è nel formato 78 lavaggi, la tosse, che costa circa sui 4 euro. Poi vediamo il mio assistente cosa mi porta. Il WC Lysoform, questo qua è molto buono, ha un ottimo profumo, è colore blu e lascia veramente molto pulito. È blu. Abbiamo finito, basta amore, questo no. Questo qui che è il detersivo in polvere della casa Coop, pagato 5 euro scarso. Ok, sono riuscita a farne scendere uno perché sennò veramente. E lui è asinello, sennò veramente non capite niente. Allora, il ciuccio, adesso però. Allora, questo qui è il detersivo in polvere che avevo preso all'Ipercop del marchio Casa Coop, che mi è piaciuto veramente molto. E sono 40 lavaggi pagato, come dicevo, 5 euro scarsi. E quindi sicuramente lo riprendo. E anche un profumo un po' più forte, ce la farò. Allora, dicevo, quindi sicuramente lo ricomprerò, mi è piaciuto molto. Poi, questo ve l'ho fatto vedere. Dentifricio, questo qui, acqua fresh che avevo preso da Tigotà, questo è il formato più grande, 1,65 euro ed è proprio quello che più preferisco, mi piace proprio tanto. Allora, questo qui ultimamente mi sta piacendo ancora di più del solito, perché Mon Amour, devo dire che è una cosa che non è successa solo a me, ma anche a mia mamma che lo usa da tanti anni. Non è più buono come prima, quindi si sente un po' meno la profumazione. Io continuo a prenderlo, però non è più quel super profumo che rimane come rimane con questo qui. Ecco, speriamo che tossicchia purtroppo. Vabbè. E quindi questo proprio mi piace tantissimo insieme al Vernel che vi ho fatto vedere prima, è davvero davvero ottimo, quindi questi qua proprio sono tra quelli che più preferisco. Questo qui è della Soft ed è un detersivo liquido igienizzante, questo l'avevo pagato 2,49 euro mi sembra, ma è ottimo, mi è piaciuto molto e sicuramente lo ricomprerò. Come dico spesso, il detersivo liquido lo uso poco perché mi trovo molto meglio con la polvere, però quando magari non trovo grandi promozioni sulla polvere prendo un flacone di quello liquido e quindi comunque mi piace. Candegina Home Circus, questa qui profumata. Quindi si sente un po' meno l'odore della candeggina, diciamo, e io ne uso abbastanza, ma solo ed esclusivamente per il WC e per la pulizia della doccia, quindi non è che la uso tutti i giorni, ma comunque è un detersivo con cui mi trovo bene. Finito questo che è la candeggina delicata di Omino Bianco. Adesso sto finendo, anzi forse no, ancora due lavaggi ce la faccio, quella in versione blu e ho trovato il ciuccio.
E mi piace davvero tanto, quella in colorazione blu mi piace di più, ma è ottima perché proprio quando la uso vedo la differenza rispetto a quando non la uso, quindi veramente scioglie le macchie, ecco. Accetto questo qui, era un po' che lo avevo perché ormai per la cucina utilizzo, non so se si vede là dietro, il Genio all'aceto e quindi ora ne uso molto meno, però ovviamente ogni tanto nella lavastoviglie, quando magari ci sono uova, pesce, lo uso sempre. Finito, è uguale, penso di sì. Sì, è uguale, quindi si vede proprio che io prendo alla fine bene o male gli stessi prodotti, quindi questo ve l'ho fatto vedere prima. Allora, Derma Zero Neutro Roberts micellare, buonissimo, sicuramente lo riprendo. Vi dà il purificante anche, quindi vedete che anche sui bagnoschiumi vado sempre sulle stesse profumazioni. Io non amo il dolce, amo il fresco, non amo i fiori, amo il blu. Ecco, quindi anche questa è acqua micellare, anche questa, quindi alla fine sono molto simili e per me sono davvero ottimi. Citrosil bagno disinfettante, secondo me non è male, ma non è poi, non lo so, io gli do sempre, diciamo, un'opportunità. Questo qui è con vere essenze di agrumi, però alla fine poi dico, boh, non è poi così tanto buono come magari molti ne parlano, ma si sa che alla fine gli odori, i profumi, i detersivi, i prodotti sono sempre soggettivi. Quindi sì, continuo a riprenderlo, non è male, ma non è che mi fa impazzire, ecco. Bagno corpo della Kiko che uso per Lia Menata, questo qui per i vari bidet della giornata, per il bagnetto di tutte le sere, e lo uso ormai da quasi 3 anni perché a giugno faranno 3 anni e per me è davvero ottimo, mai, mai più senza, come si suol dire. Genio più, questo qui è ormai il mio alleato in cucina, non trovo più aceto san. E quindi utilizzo questo qua che ha dentro aceto di mele e quindi utilizzo molto meno l'aceto puro rispetto a prima ed è davvero ottimo perché non è schiumoso, non serve diventare matti per sciacquarlo e poi profuma molto. A me l'aceto e l'aceto di mele piace molto, quindi ovviamente deve piacere quella profumazione. Finito il detersivo per i pavimenti che avevo preso da Ipercop, Cedro e Lime, questo qui è tra i miei preferiti, quindi io amo le profumazioni sul blu, al limone e sul verde tipo eucalipto e questo qua lo prendo da un sacco di anni, mi piace tanto. Avevo provato questo ammorbidente, questo concentrato di Dual Power, però vi dico non sono rimasta molto contenta perché non persiste molto il profumo, vuoi venire? Non rimane molto il profumo, quindi non credo che lo riprenderò o perlomeno non di quel colore. Aspetta, Natana, aspetta. Sapone liquido questo qui al latte che adoro come profumo, la ricarica da 1 litro per le mani, quindi io vado molto più comoda nell'acquistare quelli grandi. Buono, Natana. Ora lo rimettiamo via. Ho poi finito questo detergente, aspetta Nathan, questo detergente all'acqua di rose che mi è piaciuto molto, sicuramente lo riprenderò, è un gel da usare tutte le mattine e la sera per il viso, struccarsi e pulire il viso. Deodorante tra i miei preferiti, Infagy, e ne ho un altro che è quello di Neutro Roberts. Sono proprio quelli che uso da sempre e il mio mascara per eccellenza, questo di Essence, 4,19 € ma è una bomba, pazzesco. E basta ragazze, no amore, cosa combini tu? Questi sono i prodotti che vi dovevo far vedere, adesso andranno tutti fuori nei bidoni, nella raccolta, insomma, che passeranno domani. Mettiamo via. Adesso noi vi salutiamo, vi auguriamo la buonanotte dalla mamma e Natanino, come viene chiamato in casa, vero? Viene chiamato, tu sei bimbo? Tu sei bimbo, amore, bimbo amore, sei amore mio tu? Oh, bravo! Ecco,
oggi ti sei fatto vedere tu, perché di solito si fa sempre vedere il liamoccio, vero? Ti sei venuto tu in braccio a mamma a fare il video. E come dici Alex? È Ale. Age è Alex, vero? È Abbiamo avuto la bua in questi giorni, mamma mia questo profumino che hai. Bene ragazzi. Wow, Anna. Oh, staccate l'etichetta. Comunque, dopo queste coccoline serali, vi ringraziamo per aver visto il video e ci vediamo nei prossimi video. Alla prossima! Ciao!